Ciao, buongiorno, come state? Nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito. Facciamo top e flop speciale serie. Quindi 5 flop e 5 top. Anche se di top ce ne sarebbero molti più di 5. Però ne ho scelti 5 che in questo periodo, devo dire, mi stanno dando tanta soddisfazione. E purtroppo 5 flop. 5 flop, alcuni anche colossali. Vi aspetto dopo la sigla. Allora, da dove partiamo? Partiamo dai flop, così ce li togliamo. Allora, un flop, di cui probabilmente vi avevo già parlato, ma non lo so neanche, devo dire la verità. Allora, ci sono io tantissimi sieri, ne ho sempre utilizzati, cioè lo sapete, non, se mi seguite lo sapete. Quindi, avendone tanti, provandone tanti, nel corso degli anni, mi sono sempre fatta un po' un'idea, no? Precisa, molto ben precisa su alcuni sieri. Ci sono dei sieri che proprio cioè, no, non solo non mi so, alcuni non mi sono proprio piaciuti e va bene, ci sono varie motivazioni. Altri proprio non ho visto nessuna differenza con l'utilizzo. Quindi partiamo dal primo. Questo siero, forse ve ne avevo parlato, che sia in qualche top e flop di Frudia o Frudia. Quanto amo i detergenti viso, tanto non sopporto questo siero, cioè per me non l'avevo comprato un po' incuriosita. Sto parlando del siero, del Cielo, perché sono diventata cinese nel frattempo. Del siero Blueberry, qui dice idratante. Allora, questo siero non fa nulla, cioè non metterlo, non metterlo proprio, non mi regala una maggiore idratazione. Non mi piace né la texture, niente, va bene? Sapete, succede. Per quanto invece me ne piacciono tanti, questo proprio non mi è mai piaciuto. E infatti, vedete, sempre qua e un motivo ci sarà. Così, però lo devo finire, lo devo utilizzare, e basta. Poi, ovviamente sono tutti pareri miei personali, però anzi, non, no, proprio pessimo. Altro prodotto che mi ha deluso, allora, è carino l'idea, allora vi faccio vedere perché in realtà ho diverse, è una bellissima linea questo, è un bellissimo brand, sto parlando di Aromatica. Quanto amo e quanto vi consiglio, ad esempio, lei che è la esattamente la Reviving Rose Infusion Treatment Toner, che è, vedete, bifasica, quindi va shakerata, è meravigliosa. Questa la ricomprerò sicuramente una volta che termina. Una coccola lascia la pelle bella idratata, luminosa, ha un sacco di qualità e di proprietà. Questo siero, anche qui, ma inutile, cioè sono sieri inutili, non so spiegarvi. Questo è il Reviving, sempre la stessa linea, Rose Infusion Serum, ok? È un brand molto molto conosciuto e coreano. Beh, come Frudia d'altra parte, però è un gel, questo forse magari un po' più d'estate l'ho utilizzato, però non mi veniva neanche più di tanto voglia, perché ho proprio visto, dopo averlo utilizzato per un po', perché comunque l'ho utilizzato un po', non, sì, un po' l'ho utilizzato, però io poi, se non scatta il colpo di fulmine, i prodotti li utilizzo in genere, lo sapete, qualche volta li regalo, ma comunque lo devo utilizzare, però non mi viene da utilizzarlo. Ecco, va bene, insomma, spero di essermi riuscita a spiegare perché. Ok,
Dunque, ne ho bocciati due e ne mancano tre. Passiamo, vi lascio quello proprio la delusione più totale per ultimo. Passiamo a questo. Allora, vedi, questo vi ho un po' accennato, che l'Aloe Drops, potevo fare a meno di comprarlo di Hello Body. È un siero, un daily face glow booster, tra l'altro anche un po' contiene diversi oli. Se uno non lo sa, no? Per me va bene. Ok. Anzi, mettiamolo sull'altra mano. Poi i prossimi li metto sull'altra mano perché so che fate ovviamente, no? Anche questa va idratata, non solo questa. Allora, l'ho utilizzato, lo utilizzerò, però comunque è un siero che non ricomprerei, mentre quello ai peptidi sicuramente ha qualcosa che mi piace un pochino di più, questo assolutamente no, proprio contiene diversi oli, non ho trovato. Allora, l'effetto glow però l'ho visto, no, diciamo le cose come stanno. Si chiama Glow Booster Vero. Perché ovviamente insomma sulla pelle quando lo applico si nota, quello sì, però potrei farne tranquillamente a meno. Passiamo al quarto, che mi dispiace un po' bocciare perché è un brand della mia regione e a me piace tantissimo questo brand che è Ardes, ma questo prodotto che ho comprato io, che non ho pagato neanche poco, so c'era anche il prezzo, ma non me lo ricordo, vabbè. Però comunque insomma ero fiduciosa perché questa linea che è la Hyalurelix, io della linea l'acido ialuronico ho una crema corpo pazzesca, famosissima tra l'altro, ottima. Questo invece è tremendo. Questo è un siero, ovviamente parliamo di sieri, un siero liftante concentrato. Allora, questo siero penso di avervelo già detto quando lo comprai, questa cosa, e comunque continua a essere, e quindi non mi viene anche lì voglia di utilizzarlo. È un siero in gel, un gel compatto, e già questa cosa un po' non la amo. E voi direte, vabbè. Andiamo avanti, vabbè, ora ne ho messo anche tanto, comunque è proprio compatto, già questa cosa non mi fa impazzire. Dopodiché, cosa succede? Rimane appiccicoso sulla pelle, giuro. Ora ve lo faccio assorbire e quindi questa è una cosa che proprio mi fa proprio desistere dall'utilizzarlo, cioè proprio mi dà noia, mi dà proprio fastidio e quindi è proprio, ora voi non lo vedrete, non lo percepirete, è appiccicoso. Appiccicosissimo, tremendo. Ok, mi spiace, ma è così. Arriviamo al floppone. Io di questo siero non vi ho mai parlato. Me l'avevano inviato. Non mi ricordo quanto tempo fa, l'anno scorso mi sembra. Me lo inviarono tramite un progetto. Ok, prima impressione. Stata positiva, quindi io feci, mi ricordo, la recensione, forse su proprio sul sito, sto parlando di Lancome, sul sito di Lancome, positiva. Proprio l'ho utilizzato per poco, no? A volte vedete che le first impressions, poi si cambia idea. Questo proprio per me questo, ma infatti non ne parla nessuno, ma ci fate caso? Ma voi sentite qualcuno che ne parla? Questo è un prodotto riuscito male. Allora, le premesse sono buone perché io questa linea in generale che è là, non ve l'ho detto forse, tra l'altro non c'è neanche scritto qua, sì che c'è scritto la Renergy, spero vediate, tra l'altro scusate non ho messo la ring light, oggi non è che ci sia una gran giornata su Genova, no ma dovrebbe vedersi. La linea Renergy è una delle mie preferite, tra l'altro io Lancome la conosco bene come brand perché ho sempre utilizzato, proprio anni e anni e anni che utilizzo i prodotti Lancome. Sieri, creme contorno occhi e la Renergy è una delle mie preferite. Ce ne sono altre, ma che è quella viola, insomma, no?
Le creme, ad esempio, lo amate tanto, o anche la crema contorno occhi, insomma, questo siero, che le premesse sono buone, perché cosa contiene? Contiene, questo è un siero, lo vedete, no? Ci sono tre, è diviso in tre, è un siero triplo, ecco, infatti si chiama proprio così. Si chiama, esatto, Triple Serum. Non so se si vede perché vedete che è specchiato, no? Vabbè. Bellissimo. Contiene acido ialuronico, contiene vitamina C, niacinamide e acido ferulico, quindi le premesse sono pazzesche. Peccato che sia talmente unto, grasso, pesante anche per me che ho la pelle secca, da non poterlo quasi, dico quasi utilizzare. L'ho utilizzato davvero poco. Ecco, ed è un peccato. Quindi, se questi sieri li avete, fatemi sapere innanzitutto cosa ne pensate. Mettiamolo di qua, vediamo qui se qui forse è sempre un po' appiccicoso, ma leggermente meno, ma è un effetto tremendo quel siero lì, peccato perché veramente anche quello. Vabbè. Vi faccio vedere. Allora, sono, vedete, non so se si vede. Escono, sì, infatti si vedono che sono diverse, diverse, come si dice, attivi. E guardate, io non so chi l'abbia utilizzato tra di voi. Per quanto io ami i sieri ricchi, per quanto io apprezzi gli oli viso, un siero così, tra l'altro, questo mi era stato inviato che era estate. E infatti subito lì per lì ero un po' rimasta, però dicevo, ah, vabbè, ma c'è, comunque c'erano degli attivi interessanti. Tremendo. Quindi, non so, fatemi sapere voi. Ora è il turno dei sieri top. Allora, da dove parto? Parto da questo che è, dico, una vecchia, vecchia, vecchia conoscenza, no, però insomma. Ce l'ho da un po' di mesi, è questo di Bioetic. Beh, ci sono sieri un po' low cost, un po' tutto. Questo di Bioetic costa meno di 20 euro, è un 30 ml. Lo trovate, ad esempio, io l'ho preso in un negozio, in un outlet, quello di, come si chiama quell'outlet? Vabbè, comunque vicino alla Spezia. Questo fa capo, questo brand a Deborah Milano, il Deborah Group, insomma. Questo è un siero bellissimo con degli attivi fantastici che funziona veramente bene. Siero viso anti-età, quindi è un anti-age. E questo contiene ginkgo biloba. Ora qui non c'è più scritto, forse c'era scritto sulla confezione. Vabbè, comunque lo trovate, credo, anche da acqua e sapone, questa linea, perché io avevo preso anche la mousse d'acqua e sapone, l'avevo trovata. È davvero un bellissimo siero che mi piace tantissimo utilizzare, quindi insomma. Vi lascio ovviamente tutti i link nell'info box. No, dei flop non vi lascio nessun link. Cosa dite? Meglio di no. È veramente piacevolissimo da stendere. E secondo, io ho proprio visto i risultati. Devo dire che mi è piaciuto. Pelle sicuramente più compatta. Bello, bello. Poi un altro siero. Scusate se mi avvicino, ma ho tutto appoggiato qua sul, tanto sul mio adorato asse da stiro, perché tra poco devo anche stirare. Questo, di questo non sento mai parlare, è un peccato. Questo è un siero, penso, non mi ricordo il prezzo, a dire il vero. Questo mi è stato inviato, di Current Body. Questo è un siero che mi piace tantissimo. Allora, si può utilizzare prima della maschera, perché ovviamente il principio attivo agisce meglio, insomma, funziona poi meglio. Ma potete anche comprarlo senza utilizzare la maschera. È un siero fortemente antiossidante ed è Alteverde, che io amo. Ho diversi sieri, tra l'altro, Alteverde, e quindi insomma li amo particolarmente. È
davvero un siero che mi piace tanto, che sto utilizzando con costanza e mi piace, a parte il pack è stupendo, ma il siero veramente merita. È molto leggero, quindi lo consiglio anche a una pelle mista. Perché, scusate, dove l'ho messo? Qua, ok, è molto molto leggero, fresco, si assorbe in modo molto molto rapido e mi piace moltissimo. Poi abbiamo sicuramente mi ha rubato il cuore questo siero di The Inkeist. Questo è il Q10. Ho anche in uso quello al collagene che mi piace, ma questo l'ho voluto inserire perché, anche se ve ne ho già parlato, secondo me merita tantissimo. È piccolino, ve l'avevo già detto, è un po' più piccola, però insomma, merita. Questo proprio è superlativo. Il coenzima Q10 è l'ideale sia per le pelli mature, le pelli secche, comunque, ok. Ma proprio in questo periodo è l'ideale. E quindi insomma ve lo suggerisco. E è un siero più denso, non è leggero come quello che vi ho fatto vedere poco fa. Ha questo tipo di texture ed è un tipico, il coenzima Q10 proprio appare così, di questo colore, questa è proprio bella morbida. È una coccola, si assorbe anche questo comunque molto velocemente. Ha una texture più ricca sicuramente, ma non pesante. Bellissimo. Questo proprio ve ne innamorate. Ve ne innamorate, insomma. Ecco, io proprio qui lo dico e qui non lo nego. Arriviamo poi altri due sieri. Lascio poi il mio preferitissimo alla fine, ma vabbè, sono tutti, li amo tutti. Questo l'ho riscoperto perché l'avevo già utilizzato di Bioficina Toscana. Sto parlando del siero, quindi parliamo di un prodotto in questo caso biologico. Questo è il siero ai probiotici che, come sappiamo, rafforzano la barriera cutanea e in questo caso la coccolano perché è davvero un siero coccoloso e piacevolissimo da utilizzare. Leggero, comunque come texture, non aspettatevi cose pesanti. Ora qua ho messo anche, insomma, qui c'è un caos, però insomma, molto molto piacevole, magari da utilizzare o al mattino, alla sera, insomma, anche questo secondo me è ottimo per questa stagione invernale. E l'ultimo top è lui, My Hero di Lab Care, top primo posto, stupendo questo liquid butter perché appunto ricorda il burro fuso, ricco di attivi meravigliosi, come vi ho elencato anche nel video che vi lascio qui. Davvero stupendo. E questo vi accompagnerà per tutto l'inverno. Se ne volete comprare uno, vi suggerisco assolutamente questo. Davvero. Protegge la pelle, la rende morbidissima, liscia. È uscita la crema, di questa linea, io però non l'ho ancora, ricevuta, ma neanche comprata perché dal DM ho guardato ma non c'era. Quindi va bene, vediamo se caso me la mandano, altrimenti la compro molto molto volentieri perché io Labcare la supporterò sempre comunque. Questi erano un po' i miei top e flop speciale sieri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Pensavo di proporvelo un po' per varie categorie perché ahimè i flop ci sono un po' in tutte le categorie. Fatemi sapere la vostra qua sotto. Un bacio e al prossimo video.